Salve a tutti, nel numero di oggi su Tag Medicina affrontiamo un discorso classico dell'andrologia, ossia la eiaculazione precoce, ma da un punto di vista terapeutico e ancor più da un punto di vista terapeutico con l'utilizzo dei farmaci, chiaramente un obiettivo che finché possibile sarebbe da escludere tentando delle cure mirate a risolvere problemi organici locali o talvolta invece un approccio anche di tipo psicosessuologico. Ci sono però delle volte in cui il paziente ha la necessità di controllare il riflesso eiaculatorio con l'utilizzo di farmaci. Tra i vari farmaci ricordiamo chiaramente in primis gli antidepressivi. Tempo fa, e non vi nascondo, fu anche il motivo di una mia discussione di tesi di specializzazione, si introdusse o si propose l'uso del tramadolo, un oppioide centrale, uno dei più classici antidolorifici. Chi non ha mai sentito nominare il Contramal? Ecco, il Contramal è il tramadolo. Questa molecola, chiaramente utilizzata quindi inizialmente per altri scopi, dimostrò un allungamento dei tempi di latenza intravaginale, quindi un allungamento del riflesso eiaculatorio. È stata quindi proposta e introdotta in terapia come alternativa ai farmaci antidepressivi, e spesso con uso cronico o ancora meglio on demand, ossia al bisogno, con risultati parzialmente soddisfacenti. Sono tutte terapie cosiddette sartoriali, ci sono persone che hanno degli effetti entusiasmanti, persone che non rispondono al farmaco. L'articolo però che propongo oggi nel nostro editoriale va controcorrente, ossia il titolo che possiamo leggere: Attenzione all'abuso di tramadolo, può causare disfunzione erettile e calo del desiderio. Questo studio è stato eseguito in una popolazione non europea su 80 pazienti che hanno l'abitudine di consumare il tramadolo in maniera eccessiva, non cronica, ma spesso per motivi antidolorifici o ancor più per il controllo dell'eiaculazione precoce. Si è visto come nella maggior parte degli uomini che fanno uso di questa molecola subentri a distanza di tempo un quadro di disfunzione erettile. Per quale motivo? Ma innanzitutto io direi che molti farmaci centrali come gli antidepressivi causano nel cronico una forma di dipendenza e spesso una disfunzione erettile. Tutto sommato, secondo me, il problema verte molto sull'assetto ormonale, e questo studio infatti mirava a questo. Quindi, oltre che fare delle ipotesi, è andato a studiare i livelli di testosterone e prolattina. Cosa succede nell'assunzione cronica di tramadolo? Un calo del testosterone e un aumento della prolattina. Sono chiaramente due, diciamo, processi che avvengono spesso simultaneamente. La prolattina prodotta dall'ipofisi, che serve poi a far produrre il latte nella donna, ecco da cui il nome, è prodotta anche nell'uomo, ma è un antitestosteronico. Quindi i livelli eccessivi di prolattina possono inibire la produzione di testosterone. Ne consegue quindi che questo oppioide centrale, il tramadolo, causando un aumento della prolattina, causa una riduzione del testosterone e quindi chiaramente un calo del desiderio e di riflesso una riduzione della performance erettile. Senza dimenticarci che a livello dei corpi cavernosi del pene vi sono recettori per il testosterone, quindi spesso il calo di testosterone si associa non solo al calo del desiderio, ma anche a un quadro di disfunzione erettile. Con questo vi saluto, vi auguro un buon fine settimana, una buona lettura e ci sentiamo al prossimo blog. Buona giornata a tutti.